Buongiorno, ci troviamo al ristorante Repubblica Marinare e stiamo, diciamo, sviluppando una nuova ricetta da abbinare al nuovo formato di pasta del pastificio Morelli, che apprezziamo molto. La cosa che mi ha colpito è il formato di questa pasta, cioè il formato simile a una cialda dolce tipica del pisano, che sono le nozze, che hanno un sentore di anice normalmente. In questo caso è stata rifatta la pasta con la stessa forma e la stessa, diciamo, lo stesso disegno sopra il disco di pasta, e facendo un'aromatizzazione alla maggiorana. Questo ci ha incuriosito e ho deciso di proporlo con un abbinamento un po' insolito rispetto al nostro tipo di piatti. Ho cercato di unire delle code di mazzancolle con una farina di pistacchio di Bronte di elevata qualità, a cui abbiamo dato una nota aromatica con delle scorzette di limone, che vanno a compensare, diciamo, anche la dolcezza del piatto e a creare un certo equilibrio. Il risultato, almeno visivamente, ci sembra più che discreto. Abbiamo poi pensato di abbinarla a un vino, e in questo caso nel piatto troviamo diversi elementi come l'aromaticità del limone, la dolcezza del gambero, la dolcezza del pistacchio, il vino che istintivamente diciamo sono andato a scegliere è l'Anzonaco di Carfagna, che a me piace tantissimo con la sua struttura, con la sua, diciamo, grande sapidità. Secondo me riesce a reggere molto bene il piatto. Come potete vedere, anche il colore è un colore bello carico, dorato, con dei grandi profumi, queste note leggerissime di ossidazione quasi voluta, che ben si abbinano a un piatto di questa struttura e di questa eleganza.